Buongiorno a tutti, grazie per essere rimasti. Vi presento oggi il carteggio tra Darwin e Mantegazza, in quanto appunto la mia tesi tratta dell'indagine sul gesto espressivo alla fine del XIX secolo, proprio nell'opera dei due autori che qui vi presento. Presento il carteggio perché è, secondo me, esemplare rispetto a quelli che sono stati gli obiettivi di questa tesi di dottorato e i risultati raggiunti. Allora, il carteggio è composto da 6 lettere. L'ordine che propongo qui è l'ordine che proposto dall'Università di Cambridge, che è l'università che al momento conserva tutte le 6 lettere. Appunto, sono 6 lettere, 4 da parte di Mantegazza a Darwin e 2 da parte di Darwin a Mantegazza. È molto probabile che in realtà Darwin rispose a tutte le lettere di Paolo Mantegazza, che sfortunatamente non si trovano né negli archivi di Cambridge né in quelli di Firenze. I nuclei tematici affrontati nel carteggio sono fondamentalmente due. Da una parte si discute della selezione sessuale, dove gli autori non riusciranno mai a raggiungere un punto d'incontro comune, mentre il secondo nucleo tematico è quello dell'espressione delle emozioni, che mi interessa particolarmente in quanto è appunto l'oggetto della mia tesi di dottorato. Si parte con la prima lettera del 19 marzo del 68, quando per la prima volta Mantegazza contatta Darwin, ringraziandolo per aver citato un suo esperimento nella Popular Science Review, ma cita l'esperimento di Mantegazza con dati sbagliati, quindi Mantegazza fornisce a Darwin i dati esatti e avvisa il naturalista britannico di mandargli un testo di una ricerca antropologica svolta in Paraguay, che poi Darwin utilizzerà ampiamente nella seconda edizione del Descent of Man. Mantegazza appunto ringrazia per la citazione poi nella lettera 2 sempre di questo carteggio. Nella lettera successiva inizia quella che viene appunto definita la disputa sulla selezione sessuale, dove Mantegazza dice a Darwin di non essere appunto d'accordo sulla sua tesi e di esporre invece il suo punto di vista, la sua ipotesi nella recensione che presenta all'archivio nella rivista di archivio per l'antropologia e l'etnologia. Sono poi andata in archivio a cercare appunto questa rivista, questa recensione che Darwin tiene particolarmente in considerazione e che annota in più punti. La risposta da parte di Darwin arriva il 22 settembre. La lettera è scritta in realtà da Emma Darwin, che conosceva l'italiano e scriveva l'italiano, dove appunto Darwin fondamentalmente ripropone la sua ipotesi, e quindi che è la scelta viene operata dalla femmina e non dal maschio nella selezione sessuale. La terza lettera, appunto, in ordine cronologico, è la terza, ma è la quarta che qui vi presento. Mantegazza informa Darwin di aver fatto diventare Darwin socio onorario della Società di Antropologia e di Etnologia. Ed è un dato fondamentale per la storia delle idee del periodo, perché nel 72 Darwin viene anche proclamato socio onorario della Reale Accademia dei Lincei. È un dato importante se si pensa che in realtà il darwinismo in Italia viene accolto molto precocemente rispetto agli altri paesi europei. Un dato di confronto fondamentale può essere che nel 1872 viene proposta Darwin come socio onorario della Sorbona e viene rifiutata la nomina. Quindi la Francia, ancora fortemente improntata all'evoluzionismo lamarckiano, non accoglie evidentemente la vulgata darwinista, mentre in Italia gli intellettuali sono molto ben propensi ad accogliere la vulgata darwiniana. Mantegazza poi
nuovamente dice a Darwin di non essere ancora d'accordo sulla sua idea sulla selezione sessuale, ho voluto mettervi qui la citazione perché appunto in toni molto cortesi gli dice: "Only your sexual selection is being opposed to which I've been not able to convert even after your last letter. Love me as I love you." La quinta lettera invece è da parte sempre di Mantegazza a Darwin ed è quando Mantegazza legge per la prima volta l'espressione delle emozioni dell'uomo negli animali. Mantegazza stava lavorando a questo tema sin dagli anni 60 dell'Ottocento e lo dimostra tutta la sua attività che svolse a Firenze dal 1862, quando diviene primo cattedratico della società di dell'Università di Firenze. E è interessante che Mantegazza dica a Darwin che il lavoro di Lavater sulla fisionomia sta all'expression come l'alchimia sta alla chimica, e qui si legge un comune orizzonte di intenti, nel senso che il lavoro sull'espressione delle emozioni, quindi quello che una tematica che fa parte di quello che è la storia della fisionomica, è sempre stato affrontato fino alla fi da Aristotele fino alla fine dell'Ottocento in ottica molto determinista, facendo corrispondere i caratteri del volto a una determinata caratteristica morale. Darwin è il primo a invece spostare l'attenzione sul substrato biologico dell'espressione, e Mantegazza continuerà in questa direzione il lavoro di Darwin laddove Darwin lo lascia. Ricordiamo, nel 72 Darwin muore e il lavoro, diciamo, l'opera successiva all'expression che Mantegazza dedica allo studio darwiniano è Fisionomia e Mimica del 1881. In questa lettera, tra l'altro, Mantegazza riporta diversi esperimenti sul dolore che aveva svolto, e quindi fornisce a Darwin diverse pubblicazioni appunto sullo studio del dolore, che ho anche queste ritrovato facendo ricerca d'archivio a Cambridge. Ho trovato due articoli molto segnati da Darwin, come potete vedere questo, dell'azione del dolore sulla respirazione, un altro dell'azione del dolore sulla calorificazione. Questo è sempre un appunto che ho voluto farvi vedere di Darwin, dove ricorda di leggere la fisiologia del piacere a pagina 487, come potete vedere qui. Questa è la grafia di Darwin, alquanto illeggibile, per cui ho avuto bisogno per la mia ricerca d'archivio dell'assistenza, del supporto del grafologo Neil Giller, che è quello che si occupa a Cambridge di appunto tradurre gli appunti darwiniani. Sempre in questa lettera, Mantegazza dice a Darwin che gli fornirà diverse immagini sullo studio del dolore. In particolare, parla di un album fotografico, Album of Photographs Taken from Nature. È molto probabile che qui Mantegazza si riferisca all'Atlante del dolore, una pubblicazione del 76 che io ho già discusso nelle precedenti giornate scientifiche, quindi non sto qui a ripetermi. Questo è un dato un po' particolare, un po' controverso, nel senso che io in archivio a Cambridge ho trovato più di 50 immagini in realtà su esperimenti che Mantegazza fece sul dolore. Non ho trovato l'Atlante del dolore. L'Atlante del dolore l'ho però trovato nella library di Cambridge, che non è l'archivio Darwin, quindi non capisco se l'Atlante del dolore arrivò a Cambridge grazie all'invio da parte di Mantegazza, o se arrivò successivamente, motivo per il quale sto di nuovo tornando a Cambridge per cercare di capire questa cosa. Però appunto qui Darwin annota la lettera, appunto, e dice che la lettera è molto interessante. Si ricorda di dire a Mantegazza che ha ricevuto tutti gli articoli che gli ha mandato, che non aveva idea che anche lui stesse trattando lo stesso soggetto, ma ovviamente, dato che le menti dei due studiosi erano così vicine e così affini, non si stupisce della cosa. Quindi, appunto, l'ultima lettera molto breve da parte di Darwin a Mantegazza
ripete appunto quello che vi ho appena detto e in toni molto cortesi ripete anche quest'ultima parte in cui dice: I thought that our minds were of a kindred nature and that whatever interests me will probably interest you. E appunto cita il fatto che ha trovato anche, gli è arrivata nel frattempo anche la copia della Fisiologia del piacere. Facendo la mia ricerca d'archivio non è stata solo fatta nell'archivio Darwin a Cambridge, ma altresì in tutta la library per cercare di capire qual è stata la ricezione di Mantegazza all'estero. L'anno scorso avevo potuto evincere questo dato dal mio anno trascorso a Parigi, quest'anno a Cambridge ho trovato due copie. Di due testi di Mantegazza, uno è La fisionomia e mimica, tra l'altro mi ha stupito molto questa cosa perché Fisionomia e mimica, uscito nell'81 in Italia, è stato tradotto solo 4 anni dopo in inglese col titolo Fisionomy e Mimicry. E pubblicata da Cambridge University Press. Questo significa, è un dato importante per la storia delle idee, perché significa che Mantegazza era uno studioso evidentemente molto celebre e molto famoso, se in così poco tempo, anche pensando alla storia dell'editoria alla fine dell'Ottocento, se in così poco tempo viene appunto tradotto e pubblicato. E ho trovato appunto anche una copia dell'Atlante del Dolore, questo dato è effettivamente controverso, quindi spero quando discuterò la mia tesi di aver sciolto questo punto. L'interesse per Mantegazza da parte di Darwin è altresì confermato da una lettera che ho trovato nella corrispondenza della figlia di Darwin che scrive alla madre Emma Darwin, in cui appunto dice che effettivamente Darwin è molto interessato alla ricerca mantegazziana. Qui vi ho fatto un piccolo riepilogo di quelli che sono i saggi di Mantegazza conservati nella Darwin Puppy Collection. E infine mostro velocemente quali sono i risultati ottenuti. Grazie a questo carteggio, ma anche fondamentalmente in questi 3 anni, sono riuscita a comprendere la ricezione di Mantegazza in Inghilterra in particolare, perché è quello che mi interessa, il rapporto Italia-Inghilterra, ma anche poi in Europa in generale. L'influenza del lavoro di Mantegazza negli studi darwiniani, quindi sicuramente una grande influenza dello studio sul dolore di Mantegazza che viene citato in tutte le opere darwiniane, ma anche sicuramente un comune orizzonte di intenti dimostrato dall'indagine sull'espressione. Mentre grazie a questo carteggio e allo spoglio della bibliografia e della lettura critica, ho potuto comprendere che l'Italia è stata davvero uno dei centri europei, uno dei primi centri europei ad accogliere la vulgata darwiniana così come si è presentata, perché per esempio in Germania è stata mediata da quello che è stata l'interpretazione di Haeckel, in Francia è arrivata molto tardi per una resistenza dell'anarchismo. E appunto questo è un po' il quadro generale europeo. Volevo solo, l'ultima cosa, volevo mostrare quali sono stati gli strumenti utilizzati per condurre la ricerca, oltre ovviamente all'analisi negli archivi di Cambridge e di Firenze. Questi due siti web, che sono due grandi progetti che ha messo in piedi l'Università di Cambridge, da una parte il Darwin Correspondence Project, che è il progetto di digitalizzare tutta la corrispondenza di Darwin, e dall'altra il Darwin Online, che è anche questo la digitalizzazione di tutto il materiale conservato a Cambridge. Vi ringrazio sicuramente le persone che mi hanno aiutato a Cambridge a svolgere la ricerca d'archivio, così come le persone che mi hanno aiutato a Firenze. Grazie mille. Bene, grazie Jessica. Ci sono domande? Prego. Innanzitutto, complimenti per questa ricerca da sapore che c'è in testo. Allora, io mi sono sorpreso il dato del fatto che l'ultimo Darwin, quindi quello che era già diventato antropologo, diciamo il primo naturalista, c'erano anche delle implicazioni, posso dire, a livello di accoglimento della sua dottrina, meno evidenti, sia stato così invece ben accolto in
Italia. E poi un'altra cosa che ci volevo chiedere, che mi sfugge la mia curiosità, gli studi del dolore di un'alleganza ci hanno avuto una grande influenza sull'opera di Darwin, ma in che termini? Nei termini che Mantegazza, Darwin citò proprio gli esperimenti, tutti gli esperimenti di fisiologia del dolore, nel senso che una delle grandi critiche che viene rivolta a Darwin, soprattutto nel Descent of Man e nell'espressione delle emozioni, dove fondamentalmente dimostra la continuità sia da un punto di vista cognitivo che da un punto di vista fisico tra l'animale e l'uomo, viene accusato di non aver fatto esperimenti di prima mano, ma di essersi basato su dati altrui. E fondamentalmente nello studio del dolore si è basato quasi esclusivamente sugli esperimenti di Mantegazza, qualche esperimento di Müller, ma quasi tutti gli esperimenti fisiologici e anatomici sono di Mantegazza, citati proprio in tutte le opere. E anche rispetto a quello che ho potuto trovare nel materiale d'archivio, ci sono diverse ricerche sul dolore anche da parte di altri fisiologi, ma che non vengono poi riportati né negli articoli né nei volumi, nei testi. Che non c'è una differenza di tipo qualitativo ma quantitativo, quello che dice Darwin è fondamentalmente questo. Poi si potrebbe aprire un grande dibattito su quella che è la teoria dell'evoluzione darwiniana, però fondamentalmente questo. Sì. Breve domanda. Capisco veramente qual è l'oggetto della tua tesi, penso che sono aspetti di adesso ne sarai sicuro, ma punti ad esempio di prendere in considerazione, trattando comparativamente le idee di due studiosi, di influenza del ciclo, che hanno un video uno sull'altro, che naturalmente anche una valutazione critica di cosa che poi può essere data la qualità e l'ampiennità delle idee stesse rispetto a quelle che sono dovute. Visione sull'argomento. Certo. Sulla questione del dolore probabilmente erano più consonanti due che si confrontavano, si sono trattati, in qualche modo si sono trattati, però è interessante invece che anche al di là delle facili semplificazioni, questa visione è un protagonista sul tema della riproduzione sessuale, quindi ancora non stata in conto. Ora allo stato attuale queste due visioni contrapposte sono una dicotomia che si ripropone allo stato attuale. Assolutamente, sì. Uno degli obiettivi della mia tesi, siccome è anche proprio una tesi fondamentalmente di storia delle idee, di storia della cultura, è di dimostrare anche che cosa supporta questa ipotesi da un punto di vista culturale, quindi da un punto di vista di Darwin, che sicuramente non bisogna dimenticare che Mantegazza è un positivista profondamente cattolico e questo influenza molto, e anche comunque gli intellettuali dalla fine dell'Ottocento del circuito di Mantegazza. La visione cattolica, la visione positivista influenzano largamente quelli che sono poi ovviamente anche gli studi scientifici, e quello che voglio anche prendere in considerazione da un punto di vista proprio di storia delle idee è perché questo aggiornamento, se si vuole, dal punto di vista darwiniano, come Darwin riesce a superare quelli che sono i limiti culturali fondamentalmente imposti dalla sua cultura, e come invece l'Italia, pur essendo molto aggiornata, rimane ancora fortemente improntata in un'ottica culturalmente determinata dal cattolicesimo e dalla nostra educazione, fondamentalmente. Una valutazione all'autorità anche rispetto a una possibile valutazione in prospettiva di come praticamente queste idee in qualche modo sono evolute e si sono proiettate, che il lavoro può essere anche molto attuale, però sono proiettate nella successiva, magari anche nell'attuale ricerca biologica. Certo, sì. È una cosa di cui vorrei sicuramente tenere in considerazione, anche perché è una delle cose che su cui vorrei
porre l'attenzione è come effettivamente sia Darwin che Mantegazza siano stati tra i primi alla fine dell'Ottocento a rovesciare quel presunto dualismo mente-corpo, dove si ha una mente padrona del corpo e di un corpo totalmente inerme che senza funzioni dal punto di vista cognitivo ed emozionale, ed è una delle cose che Darwin tenta di rivalutare. E se si pensa adesso quanto effettivamente anche solo le ipotesi neuroscientifiche o anche solo un testo famosissimo come può essere L'errore di Cartesio o di Damasio, uscito nel 2009, quanto effettivamente i nodi teorici fondamentali di questi testi siano ancora oggi molto attuali nella ricerca scientifica.